metti a fare una bella. Arianna Longa, ieri strepitosa protagonista nella 10 km, passa adesso davanti alla nostra postazione e ora soltanto gli ultimi pezzi per lei con i suoi tanti tifosi, con Michele, il suo primo tifoso, il piccolo Michele, il figlio. Ieri abbiamo, eccolo qua, con un gruppo di tifosi di Livigno, Michele che ieri all'interno caporale ha sottolineato quanto sia stata brava mamma Marianna, oggi sicuramente di più. Eccola qui, saluta. Primo podio nel Tour de Ski per Marianna Longa dopo due tette di Arianna Collins nel 2008 e nel 2010. È il turno di Marianna Longa. Le due azzurre dello sci non tradiscono mai, lo sci nordico in generale non tradisce mai. Passa adesso davanti a noi Arianna Collins, volto trasfigurato dalla fatica, in ginocchia a terra sugli sci. Come potevo e ce l'ho fatta e sono arrivata terza e questo è un grandissimo risultato. Quanta soddisfazione, sentiamo che si è incrinata un po' la voce, cioè tanta stanchezza ma anche un po' di commozione, Maria. Beh, sicuramente, sono stati 8 giorni veramente duri, in grande condizione direi, sì, ogni giorno non mi sentivo mai stanca fino in fondo, anzi giorno dopo giorno magari anche sempre un po' meglio, ma arrivare terza è... Adesso tornerò a casa e penso nella tranquillità familiare. Sì, ci vuole un po' di tranquillità. Te lo dico ancora, te lo chiedo ancora, anche se non sembrava. Michele è sempre stato il tuo tifoso, ecco, sciare, vincere o arrivare sul podio se l'hai dimenticato. Questa è la parte del mio pensiero. Particolare da parte di tutti, è un po' come se fosse la mia seconda casa, quindi direi che è un'emozione ancora più grande. Poi siamo in Italia e in mezzo a tutta questa gente sicuramente è ancora più soddisfacente prendere il podio. Non puoi mettere la tua stessa da grazie.